nato a Roma e cresciuto a Roma, e dopo gli studi di composizione in conservatorio a Santa Cecilia decisi di entrare in seminario, pensando addirittura di non fare più la musica quando entrai in seminario. Poi mi è stata... Sì, avevo 22 anni circa, 22-23 anni. E poi invece appena entrato in seminario mi hanno chiesto immediatamente di scrivere, quindi io feci composizione, quindi era il mio lavoro, però pensavo che diventando prete certe cose non si dovevano più fare, almeno non potevo. E invece le due vocazioni si sono saldate e ormai dopo tanti anni, dopo tante esperienze, poi in diocesi di Roma sono stato e sono sempre attivo perché il coro della diocesi di Roma, che ormai ha 36 anni, di Santa Cecilia in Trastevere, la sorella diciamo di Agata, e devo dire mistica, sì, e devo dire che in questi anni la musica è diventata per me uno strumento di evangelizzazione. Io conosco abbastanza bene ciò che avviene in Andalusia, quindi a Malaga, Siviglia, eccetera, nella Settimana Santa, che ha molte cose in relazione alle devozioni della Sicilia. E devo dire che questa passione che si mette dentro queste feste è una cosa molto particolare. E poi ecco, sono contento appunto di essere in parte così partecipe di questa devozione, e di avere anch'io partecipato un po' con l'inno, ma anche con questo concerto. Quest'anno abbiamo coinvolto Frisina per un inno a Sant'Agata, era doveroso, il maggiore compositore rinomatissimo del Novecento per l'ambito sacro, ma anche non sacro, profano, e sicuramente fare Frisina con la voce impostata, diciamo, da opera lirica ha reso un quid in più e si è trasformato veramente in magia. Beh, ormai diciamo è una realtà decennale, sono veramente felice a conclusione di questo meraviglioso concerto aver chiuso la settimana agatina proprio quest'anno. Il nostro coro è stato anche insignito del più importante riconoscimento, l'Oscar della lirica del 2017 in Cina. Non le nascondo che fa sempre piacere esibirsi per la propria città, per la propria terra.